Grazie Presidente. Sindaco, se io le dovessi replicare nei contenuti, depennate le promesse demagogiche, dovrei stare zitto, perché lei non ha detto niente, ha parlato molto ma non ha detto niente, quindi dovrei replicare con il vuoto. Ma comunque qualcosa gliela voglio dire lo stesso. Per esempio, a me piacerebbe che quando uno si candida, si assume l'impegno di fare qualcosa, continuasse, non lasciasse il lavoro a metà, altrimenti uno farebbe bene a candidarsi direttamente a fare il sindaco. Condivide? Lo spero, perché l'ha detto lei. Detto l'ha detto, ma non l'ha fatto. Un'altra cosa, lei il 29 gennaio di quest'anno ha detto che gli italiani non mangiano legge elettorale. Beh, ci credo. Quali italiani? O gli italiani chi, per usare una sua espressione? Ma ce lo dice lei, 2011, 12 gennaio. Io sto con Marchionne senza se e senza ma, quindi abbiamo capito con chi sta. Non certo con la gente che ha problemi a arrivare alla fine del mese, ma con gente che prende 47 milioni all'anno, 47 milioni di euro, non di lire. Vede, è dalle piccole cose che si capisce perché non bisogna dare la fiducia a una persona come lei, figurarsi da quelle grosse. Piccole cose come del tipo 9 febbraio 2014, non voglio andare al governo senza passare dal voto popolare. Letta ringrazia anche per la citazione postuma che lei ha fatto nel discorso precedente. Mi sembra tipo Bruto e Cassio. Dante Alighieri sa dove li ha messi, no? Nel posto più basso dell'inferno, il peggiore. Quindi, più che purgatorio, come disse il collega Romani prima, io avrei un altro posticino, ma anche Dante Alighieri, che è un po' meglio di me. Dito a concludere, sì. Prego. Per quanto riguarda la sua idea di Stato, a noi farà brividire il fatto che lei dicesse la privatizzazione dell'acqua è necessaria, però 27 milioni di persone ha detto no, 27 milioni. Lei ha detto, fatti salvi i diritti acquisiti, l'ha detto prima, però ha anche detto, a me dell'articolo 18 non me ne può fregare di meno, 27 febbraio 2012. Non si dice a me mi. Inoltre lei ha detto che parla con gli insegnanti, dovrebbe sapere che a 12 anni non si sta alle elementari, si sta alle medie, visto che parla con gli insegnanti. Concluda, prego. Posso una frase? Poi ha anche detto, e questo è gravissimo, lei è favorevole agli inceneritori perché ci sono in tutta Europa e non fanno venire il cancro. Bugiardo, lo fanno. Infatti a 5 km dagli inceneritori è vietato coltivare e le assicurazioni aumentano il premio dell'assicurazione mano a mano che ci si avvicina al camino e gli assicuratori guardano bene i soldi. Quindi, prima di dire queste falsità, con pile di studi universitari bisognerebbe pensarci bene. È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti.